Let me take a selfie. Bene a tutti ragazzi, oggi abbiamo parlato e sono qua con un nuovo vlog della settimana. Allora raga, come vedete ora è il primo, ve lo giuro, è il primo vlog che faccio da seduto, perché sono qua appena finito di registrare un video su Destiny che uscirà tipo lunedì, dovrebbe essere. E appunto stavo così, avevo già tutte le luci messe a posto, il cavalletto eccetera eccetera. Quindi ho detto, vabbè, registriamo appunto il vlog della settimana che dovrebbe essere sabato, perché appunto quest'oggi non l'abbiamo rimandato, perché domani, se tutto va bene, domani esce un video con Victor Ugonico in cui faremo una cosa molto figa, molto particolare. Però non vi voglio esplorare niente su FIFA, appunto sperando di registrarlo domani, che per voi sarà ieri appunto. Comunque sulla pagina Facebook sicuramente troverete tutte le info, già vi avevo detto se l'avrò fatto o se non l'avrò fatto. Comunque quindi, che cosa dovete fare? Dovete andare sulla pagina Facebook e cliccare il bottoncino del like, come anche su Instagram dovete fare follow, e anche sul profilo privato di Facebook dovete fare segui, anche su Ask fate domande, e appunto anche là se non sbaglio si può seguire la gente. Comunque niente raga, detto questo, io direi che in questi giorni, cioè sono un pochettino tornato molto più attivo rispetto a prima. Infatti, cioè devo dire che ogni giorno più o meno in questa settimana ho detto, bene, oggi non gioco alla play, perché sapete che io ultimamente sto nerdando troppo troppo a Destiny, è diventata una droga. E quindi appunto io mi sveglio la mattina e dico, va bene, oggi prometti a te stesso che non giocherai alla play, non giocherai a Destiny, a FIFA, a GTA, qualsiasi roba tu voglia, non ci devi giocare. Oggi fai completamente una giornata di editing, così editi tutti i video che devono uscire in questa settimana, e così appunto domani tutti i giorni a seguire ti troverai libero e potrai giocare 24 ore su 24. Bene, manco un giorno ho fatto una roba del genere, perché comincio la mattina, dico, ma sì, è ora, edito, ora faccio una partitina, mi guardo un film, una serie TV. E quindi raga, mi riduco sempre che facendo due video al giorno, uno lo comincio a editare alle 23 di sera, l'altro lo comincio a editare alle 6 del mattino. Cioè, giusto un pochettino per farvi capire. Infatti, per esempio, giovedì sono riuscito a caricarvi un solo video, perché comunque ho fatto uscire un video su GTA che avevo registrato il giorno prima, tutto, cioè tutto con la patch subito dopo. È stato un mezzo casino, appunto. Non sono riuscito a portarvi Rotto di Jawan. Comunque, raga, appunto, ve lo lascio qua sotto nei commenti, perché ve lo dovete andare a vedere assolutamente. Mentre invece ieri dovrebbe essere uscito The Taz vs la squadra della settimana, che comunque è la seconda volta che lo faccio. La prima volta vi era piaciuto davvero davvero tanto, l'avete davvero tanto apprezzato. Abbiamo fatto una prestazione direi epica, fantastica, se così la si può definire, insomma. E mentre invece mercoledì è uscito un pack opening in cui andavo alla ricerca dei tots della Barclays, che appunto era qualche tempo fa. E poi essenzialmente basta, diciamo che sto un pochettino organizzando con varie persone, perché voglio fare vari video, come ho detto in quest'estate voglio puntare a fare tante cose. Appunto sto pensando a varie serie che potrei cominciare già da mercoledì. Ci dovrebbe essere una nuova serie che porterò avanti sul canale, cioè che poi non è effettivamente una serie, sì, però non so bene come intitolarla, cioè sono diciamo dei vlog, robe varie, adesso poi lo saprete. Appunto prossimamente mercoledì, quando uscirà questo primo video sul canale. E poi un'altra cosa, stavo vedendo per cominciare una serie su Minecraft su PC. Io spero, cioè comunque il mio PC Minecraft lo regge, semplicemente è un portatile, quindi tipo la tastiera, il mouse. Poi io non ho un mouse perché utilizzo il trackpad, e quindi appunto sto vedendo per comprare un mouse. Tipo ne avevo visto uno, non mi ricordo, forse della SteelSeries, adesso non mi ricordo bene il nome del mouse. Comunque raga, sto vedendo appunto per cominciare anche delle serie su PC. Ho scaricato anche tipo l'alfa, se non sbaglio, di The Forest. Ci ho provato, è davvero figo. Io non vedo l'ora che esca su PS4. Spero che, ecco qua, questa qua l'ultima cosa che vi voglio dire quest'oggi. Spero che lunedì, che ci sarà l'E3, infatti raga, cioè lunedì / domenica sera, infatti domenica sera non si dorme raga, tutti a fare after insieme a me. Sulla pagina Facebook vi dirò dove, almeno io personalmente, dove seguirò appunto tutte le varie streaming. Se credo che come sempre seguirò quella di Game Time, perché comunque si vede molto bene, sono loro che parlano, sono molto simpatici, l'ho conosciuta anche personalmente a non mi ricordo quale evento, e quindi appunto, cioè, mi ci trovo bene come cosa, e quindi appunto probabilmente la seguirò. Comunque poi vi manderò il link su Facebook, robe varie, quindi seguitemi sulla pagina Facebook come ho detto precedentemente, come dico in pratica nel video, perché raga è molto importante, perché là io vi chiedo le cose, vi chiedo cosa volete, volete questo, volete quell'altro, vi piace questa idea, vi piace quest'altra, robe varie, oppure vi faccio una mia foto mentre sto facendo la cacca. Successo, non è vero, non è mai successo, però succederà raga, me lo sento, succederà, perché illuminati esistono. Comunque, altra cosa, sto dicendo appunto, spero che durante le 3, appunto, cioè lunedì alle 3 del mattino, che diciamo domenica notte,
ci sta la conferenza di Sony e io spero che finalmente rivelino la data d'uscita di The Forest per PS4, e suppongo, cioè almeno lo spero personalmente, che sia entro il 2015, perché appunto lo vorrei davvero giocare. Non so se faccio walkthrough, perché sinceramente non so bene di che cosa parla, di che cosa tratta, cioè come è strutturata la cosa. Però comunque è un gioco che secondo me ha davvero tanto da offrire, e mi piacerebbe davvero tanto appunto portarci avanti qualche, magari non un walkthrough, però qualche serie, qualche roba, boh. E poi niente, raga, in questi giorni sto guardando un pochettino tipo i vari giochi che mi devo mettere a prenotare, che, cioè diciamo per il periodo, quello di settembre, ottobre, novembre. Però l'ho visto FIFA, anche se mi attira davvero tanto PES, mi attira davvero tanto PES, perché in quest'anno è stata una rivoluzione per PES, cioè proprio è arrivato a livelli di FIFA più o meno. Però non lo so, il sistema di gioco, le varie robe, io continuo a preferire FIFA, quindi credo che ancora per quest'anno sicuramente prenderò FIFA, poi vedremo un pochettino come sarà il prossimo, però non è sicuro al 100% che prendo FIFA, però uno dei due sicuramente lo prenderò, poi ci sarà Black Ops 3 e poi Fallout 4, assolutamente. In questi giorni sto un pochettino vedendo per rigiocare Fallout New Vegas e Fallout 3, appunto perché su PS3, altrimenti gli altri su computer, robe varie. Però non so se lo reggono, ma credo di sì, perché comunque sono giochi abbastanza vecchi, però boh, non è che ne ho tantissima voglia. Va bene, tra quindi ci becchiamo prossimamente con tanti nuovi video. Come sempre, bella! Yeah.